L'estate è arrivata, eccoci qui che iniziamo a capire che cosa vogliamo indossare, come vogliamo vestirci. Sicuramente avere un pantacollant è sempre comodo, si può mettere su una magliettina semplice e andare a fare la spesa o andare al mare. Questo è il cartamodello già preparato in precedenza con la nostra squadra SITAM, secondo le mie misure. E ciò che è bello in questo lavoro è che noi useremo un tessuto di jersey abbastanza elastico. Ho preparato quattro strati, uno e due, e sotto ce ne sono altri due. Perché? Perché al lato del pantalone non facciamo la cucitura, cioè il lato del pantalone lo mettiamo sulla piega del tessuto e tagliamo quattro strati. Quindi potremo poi cucire il cavallo e la parte interna della gamba. In alto, chiaramente, non avendo la vita, mettiamo l'elastico. Ora, ciò che è importante è capire come funziona. A questo punto io metto gli spilli. Già nel cartamodello ho inserito il centimetro di cucitura e nella vita i 2 centimetri più la cucitura per l'elastico, che in realtà non sono due, sono 2 centimetri che salgono, 2 centimetri che ritornano e 1 centimetro per la cucitura. Quindi non dimentichiamo. Questo è il punto della vita, il punto in cui io piegherò il tessuto. Per il davanti però scendo di 3 centimetri, unendomi poi sul lato alla stessa altezza, perché altrimenti darebbe fastidio, un po' troppo alto così come per il davanti. Invece per il dietro va benissimo. Ora procediamo, abbiamo tagliato tutto intorno, togliamo il cartamodello. È un lavoro molto, una confezione molto semplice, molto facile. Io tra l'altro l'ho fatta con la taglia e cuce con 4 fili, quindi ciò che mi è rimasto da fare con la macchina da cucire è soltanto cucire l'elastico. Molti non sanno che con i 4 fili praticamente si ha anche la taglia e cuce e anche la cucitura forte. Ecco, adesso apro e praticamente adesso ho 2 strati. Questo è il lato che non devo cucire perché è già cucito. Ecco, come vedete, sono 2 strati. Adesso io metto la parte bella del tessuto, quella che vedremo fuori, sulla parte bella del tessuto. Ecco così, mettiamo uno sopra l'altro, lo aggiustiamo ben bene, che siano della stessa lunghezza, la stessa cosa. E poi con la taglia e cuce vado a cucire i 2 cavalli e poi mi fermo per farvi vedere come andremo avanti. Ok, il cavallo del davanti e il dietro è uguale, ma diciamo che per una taglia grande è preferibile fare il dietro più ampio. Io semplicemente sono piccolina, quindi a me basta e quindi ho fatto un po' la media tra il davanti e il dietro. Ecco, adesso praticamente ho messo la cucitura del cavallo sulla cucitura del cavallo, adesso metto uno spillo e chiudo le gambe dal cavallo in giù. E di nuovo dal cavallo in giù. Io preferisco iniziare dal cavallo per evitare che ci siano delle mancanze, cioè che le cuciture non si incontrano. Adesso vado a cucirlo e poi vediamo. Ecco, cucito, come ho detto, dal cavallo fino in giù. E praticamente adesso quello che devo fare è e tagliare questi 3 centimetri sul davanti, quindi prendo la misura, faccio una piccola tacchetta sui lati per non superarli, metto le 2 tacchette una sopra l'altro, esatto,
e poi sul centro davanti anche misuro i 3 centimetri e taglio. Adesso è chiaro che anche in questi 3 centimetri già sono inclusi i 3 centimetri più uno per, no, i 4 centimetri più uno per cucire l'elastico all'interno. Ecco, come vedete, in maniera un po' arrotondata taglio il davanti. Il jersey è un tessuto molto elastico, molto adattabile al corpo, per cui insomma è un po' difficile sbagliare, anche se sono dei piccoli errori, sempre va bene. Ecco, qui cucirete poi all'interno l'elastico, vi farò vedere come lo faccio, però prima devo fare la taglia e cuscia. Ok, adesso iniziamo a cucire l'elastico. Prima cosa, creiamo un cerchio, cioè chiudiamo le due parti dell'elastico dopo averlo misurato sul nostro corpo per essere sicuri che la circonferenza vada bene. Facciamo un po' di cuciture proprio per rinforzarlo, per evitare che poi magari tirandolo si scuce. Ora prendiamo il pantalone. Così, mettiamo l'elastico intorno alla vita del pantalone che sia già pronto. Ora lo mettiamo 3 centimetri più in basso e quindi pieghiamo i 3 centimetri in più che abbiamo. 2 centimetri vengono occupati dall'elastico, ci rimane 1 centimetro per cucirlo. Ora, quello che è importante, io ho spostato l'ago verso la parte destra, così mi facilita il lavoro. Ciò che è importante, mentre cuciamo queste due parti, di non prendere mai l'elastico con l'ago, perché tra un attimo vedrete che io praticamente faccio scorrere l'ago dentro questo, vedete? Ecco, adesso io tiro, sul dietro si arriccia, guardate. E praticamente io posso continuare a lavorare senza che l'elastico mi dia fastidio, senza doverlo tirare. Il tessuto si arriccia e quindi io lavoro tranquillamente. Posso arrivare tranquillamente anche alla fine. E ci sono delle persone che uniscono tirando l'elastico al tessuto nella taglia e cuce. A me piace meno, anche perché poi fisso l'elastico, quindi nelle cuciture, quindi una volta averlo tirato e messo nel giusto posto, lo fermo un attimino e quindi non si arrotola dentro il pantalone, dentro la vita del pantalone. Ecco, avete visto la ricciatura, ecco, di nuovo si arriccia. E quindi poi chiaramente la ricciatura verrà distribuita tutti intorno ancora prima di fare delle piccole cuciture che lo fermano senza che si rigiri su se stesso all'interno appunto di questo canale, di questa parte dove abbiamo infilato l'elastico. Non mi viene la parola. Ecco qui, vedete, è arricciato. E adesso continuiamo praticamente fino alla fine, perché non abbiamo niente che ci infastidisce. Ecco così. E tra l'altro ho tagliato di questo stesso tessuto una canottierina molto carina dove ho fatto un modello particolare, cioè ho aggiunto delle cose particolari. Spero che nei prossimi giorni di pubblicarlo, perché è veramente una cosina estiva molto carina. Non andrei con entrambe in giro perché diventa un po' troppo, secondo me un po' troppo pigiama. Però sicuramente con un pantalone nero, un pantalone blu scuro, un pantalone tinta unita e la magliettina è veramente molto molto carina. Questo chiaramente è un cartamodello da tenere nel cassetto, perché insomma anche in estate, anche in inverno,
questo tipo di pantalone, insomma, lo usiamo, è veramente molto molto comodo. Ecco, ho terminato la vita e adesso chiaramente vi faccio vedere cosa è venuto fuori e vi do l'appuntamento al prossimo film con la canottierina. Ciao!